Buongiorno Paola, San Valentino alle porte e anche una certa età l'amore non va in soffitta. Dati del Censis alla mano, il 40% degli over 70 ammette candidamente ancora di fare all'amore. Ma al di là della freddezza di questi dati, colpisce il calore di queste testimonianze. Vediamo. Signora Caschè, com'è l'amore a 70 anni? È bellissimo. A 70 ancora i nostri anziani... io con i nostri anziani ancora andiamo ben avanti. Caterina, io leggo là, l'amore non ha età, ma è così? Sì, è proprio così, è proprio così. E quindi qui com'è la cosa? Com'è? Qua nascono, nascono molte le simpatie. Qui? Le simpatie, sì. Qui c'è gente che ha 80-85 anni, si sono conosciuti qui e fanno una vita veramente bella. Mio marito, 16 anni. C'avevo e io 15 e ancora stiamo insieme. C'è l'amore? L'amore c'è. C'è. Se non c'è l'amore non c'è niente. L'amore però... fisico? Anche, anzi. Soprattutto. Ma c'è ancora l'ansia da prestazione a 70 anni? O è una cosa che con l'età... Ci mancherebbe altro. C'è. Ma figurati. Lei ancora... Figurati, ma... Io pensavo che con l'esperienza... Io sono un passionale, sono uno scorpione, pertanto... A San Valentino che cosa farete? Beh, qualche regaletto, andiamo a ballare, non lo so. Che cosa si aspetta da suo marito? Le sta preparando un... Ma io niente, solo niente. L'affetto e l'amore. Lei, signora, è bellissima, ma sarà corteggiatissima. Ma guarda che io ho 70 anni, eh. 70 anni? Ma non li dimostra per niente, signora. Mi piace il ballo, per questo mi mantengo così. Alla signora Luciana piace molto ballare. Tanto. Ma con chi balla? Di ballo di gruppo. Ballo di gruppo? Sì. Ma non c'era un cavaliere? No, fisso no. La vita ricomincia a 70 anni? Sì, può ricominciare a 70 anni. Se uno vuole, può. Durante la settimana facciamo partite di burraco, scala 40. Cioè, noi non stiamo senza far niente. Loro si amano ormai da quanti anni? 60 anni. 60 anni. È sempre amore. È sempre amore. Basta che amore. Anche a 70 anni. Anche a 80 anni. Come cambia l'amore a 70 anni rispetto a quando uno ne ha 30, 40? Non cambia nulla. Niente. Per me no. L'amore non ha età, è così? No, non è vero. Non è vero? No. Non è vero che più avanti e più è meglio. Ah, e meglio è. L'amore non ha età, anche a 70 anni? Cioè, penso di sì. Come penso? Penso di sì, perché qui le parecchie signore cercano l'amore a 70 anni. Come mai, secondo lei, non si parla abbastanza dell'amore nella terza età? Beh, per ciò che mi riguarda io ne parlo sempre e la pubblicizzo pure perché faccio il caso mio. Signor Andrea, lei ha 78 anni e brucia ancora di passione, diciamola tutta. Sì, sì, brucia di passione e d'amore in tutti i settori. In tutti Ciao. I settori? Bravo! E su questo meraviglioso bacio, Paola, noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Dati voi che vi amate. Grazie. A me la ragazza mi ha lasciato.